Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come vedete oggi torniamo su eFootball 2024 per andare ad analizzare la prima versione Showtime di Cristiano Ronaldo, così come quella di Kanté e quella di Koulibaly. Non mi ricordo, forse Koulibaly era uscita nella versione Showtime. Fatemi sapere. Prima di fare tutto questo ci tenevo ad augurarvi un sereno Natale. Avevo detto che non avevo fatto video, però un video aggiornamento, un video analisi va fatto per forza, ormai questi sono video consueti, abitudinali, quindi va fatto questo tipo di contenuto. Per andare avanti, lo sapete, qualora non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdere i miei contenuti, lasciate sempre un bel like di supporto. Apprezzate anche il fatto che è Natale, c'è la mia compagna giù che sta preparando la tavola per la famiglia e quindi io sono qua a registrare, non dovrei esserci, però lo faccio per voi, quindi iscrivetevi al canale e supportatemi. Detto questo, andiamo a vedere i nuovi giocatori che sono usciti quest'oggi con Cristiano Ronaldo. Secondo me molto interessante, ovviamente c'è stato anche l'accordo al buio oggi, quello della Serie A, e mancherebbe, ho già fatto, il rigore per quanto riguarda l'accordo al buio, perché su PC ho saltato 2 giorni di login e non ho fatto i rigori e quindi non sono riuscito ad avanzare con quel percorso e mi mancherebbe un rigore. Anche se dovessi sbagliare, probabilmente riuscirei ad arrivare a prendermi l'accordo al buio, che spero non sia Cobble, visto che su PlayStation è uscito proprio lui, casualmente Cobble. Quindi va bene lo stesso, andiamo a vedere questi nuovi Showtime. Hanno le carte belle dinamiche come quelle di Son, Chiesa e Salah, quindi vediamo i giocatori che sono presenti nel pacchetto, perché sono interessanti. Neymar, Benzema, Milinkovic, tutti i giocatori che sono andati in Arabia fondamentalmente a fare fortune. E questo non so chi cavolo sia, Ominami, frontale extra, giapponese, doppio tocco? No, non ha il doppio tocco, strano che un giapponese non abbia doppio tocco. Beh, poi ci sono tutti gli altri, vabbè, insomma ragazzi, pacchetto che per quanto riguarda questi, c'è anche Talisca, una versione che non ricordo di aver mai visto su eFootball, carta speciale, quindi anche qui potrebbe essere forse lui il giocatore interessante da provare con carta speciale. Sapete che ogni tanto ce n'è una, quindi partiamo da Siumico, opportunista, giocatore col booster, ovviamente 31 livelli di crescita, giocatore che milita nell'Al Nassr, che può fare il CLS, il CLD, l'estremo destro, l'estremo sinistro, la punta centrale e la seconda punta. Praticamente fa tutti i ruoli d'attacco. Vedendo come è strutturato, ovviamente è sicuramente la versione più forte in assoluto di Cristiano Ronaldo uscita in game, ed è strano perché comunque andando avanti con l'età lui deve un po' perdere, invece qua sembra che abbia riacquistato vigore. Finalizzazione 84 col booster con controllo palla e potenza tiro con contatto fisico, quindi immaginiamo il booster sul tiro, ecco, statistiche più 2 al controllo palla, finalizzazione, potenza di tiro e contatto fisico. Abilità del giocatore, colpo di testa, tiro di collo, lancio lungo, finalizzazione acrobatica, colpo di tacco, tiro di prima, istinto del gol, un'abilità Showtime, passaggio di prima, specialista dei rigori e leader. Allora, per quanto riguarda l'abilità Showtime, istinto del gol, io ho avuto il primo Haaland Showtime che aveva appunto questa abilità e credetemi non si è mai vista. Istinto del gol praticamente sta a significare che anche se sono in condizioni difficili per poter segnare, tipo molto angolati o precari con il movimento del corpo perché pressati, dovrebbero comunque centrare la porta e segnare, ok, di solito. Il mio Haaland invece faceva l'opposto, in occasioni semplici magari gol lo faceva, ma in occasioni difficili la palla andava fuori comunque. Quindi magari questo Ronaldo riuscirà con questa abilità ad essere top. Comunque carta molto interessante, purtroppo possesso stretto 68, non sarà mai un ottimo dribblatore, ahimè. Controllo corpo 62, resistenza 68, ragazzoni, è un giocatore sicuramente interessante, ma non da prendere a tutti i costi. Se siete fan di Cristiano Ronaldo, magari il pullettino ce lo fate, però rispetto a Cantona credo che lui abbia qualcosa in meno, detta sinceramente. Poi c'è questo Kanté onnipresente che è molto molto interessante, molto interessante. Il giocatore è sempre stato buggato, c'è la versione base che comunque rimane valida a mio modo di vedere. È un giocatore che prende il booster sul comportamento difensivo, sul contrasto e sulla resistenza e sulla velocità. Vi ripeto, è strabuggato, è il centrocampista centrale secondo me più forte possibile che possiate avere in squadra. Poi un giocatore che ha 32 anni, porca miseria, che è andato già in Arabia,
Vabbè, duelli più 2, l'abbiamo già visto il booster, comportamento difensivo, contrasto, velocità e resistenza, si becca il più 2 del booster, poi ha il doppio tocco, passaggio di prima, filtrante, calibrato, squalibrato, marcatore, intercettazione, scivato, esimio acrobatico e spirito combattivo, ha tutte le abilità per un CC barra mediano, perché può fare anche il mediano, però è alto 1,68 nel gioco aereo, probabilmente perderà tantissimo, ma può fare anche il mediano. E 27 vedi che ce ne sono tanti, comunque lui tanta robetta. Per quanto riguarda invece Koulibaly in contrista, Kanté non ha abilità Showtime. Koulibaly in contrista si becca il booster penso uguale, no, non è uguale a Kanté. Aspetta, fammi vedere un attimo se Kanté ha difesa, no, ha duelli, ecco. Partiamo tutti con la diva, non sono uguali, quindi lui difesa, booster sul contrasto, comportamento difensivo, salto e accelerazione. È un giocatore molto forte, 28 livelli di crescita e difensore top. C'è poco da fare, poi è anche molto veloce. Un giocatore che ha 32 anni e anche lui alla fine è finito in Arabia. Sono cose che a me non fanno impazzire. Abilità il giocatore: colpo di testa, marcatore, intercettazione, muro, dominio palleate, scivata, leader, spirito combattivo. Allora, anche qua stiamo parlando di un giocatore molto forte. Ovvio che se sono carte speciali sono sicuramente molto forti. Non hanno però abilità Showtime né Kanté né tantomeno Koulibaly. Quello che ha la versione Showtime è soltanto Cristiano Ronaldo, che all'occorrenza comunque gli si possono insegnare abilità che possono aiutarlo a migliorare il suo body type, tipo il doppio tocco gli servirebbe sempre su sempre. Colpo di testa ce l'ha, ma non vedo dominio palle alte, quindi gli insegnerei dominio palle alte. Spirito combattivo, visto che non ha molta, non ha molta resistenza. E il tiro di collo ce l'ha, il tiro di prima, il passaggio di prima ce l'ha. Quelle poche cose per poterlo completare. È ovvio che se gli date anche un bel passaggio calibrato lo aiutate non poco, visto che comunque il passaggio di traccia 78, mica male. Basta, ma non ha bisogno di molte abilità questo giocatore. Secondo me, un bel spirito combattivo, doppio tocco e dominio palle alte e lo completate. È già al top per potergli comunque sopperire alle sue mancanze che ha nelle statistiche. Detto questo, rimane un giocatore molto forte. E Kanté, ottimo, Koulibaly, buon difensore. Genna, vale la pena andare a girare in questo pacchetto per prendersi sto Ronaldo? Allora, il fatto è che stiamo parlando di un giocatore che non so quante carte speciali potrà avere da adesso fino a quando si ritirerà. È ovvio che dura tra l'altro 2 settimane e questa cosa non me ne sono manco accorto. Quindi, di base, stiamo parlando di un giocatore fortissimo, fortissimo per essere un attaccante. Dovrebbe fare 101 in game. Però rispetto ai giocatori che abbiamo visto settimana scorsa, 2 settimane fa, tra cui Son, Salah e Chiesa, penso che questi giocatori abbiano sicuramente qualcosa in meno. Non hanno abilità Showtime, e questa è già una roba molto importante. E poi per il resto sono giocatori buoni, ma quanto potranno durare effettivamente in game? Cioè, Cristiano Ronaldo, chi gli piace usare la boa dell'area di rigore, Ronaldo è perfetto perché poi è bello completo, però e rimane un mezzo troncone perché contro lo corpo 62 è veramente poco. 62 quant'è che aveva? O 68, non mi ricordo. 62, insomma, si girerà male male. Poi non ha manco il booster che lo aiuta. Però contatto fisico 77, potenza di tiro, finalizzazione, controllo palla. Possesso 68, ragazzi, non si girerà facilmente nello stretto. Però se lo sapete utilizzare, questo è un killer. Quindi io preferisco Cantona, sinceramente. Quindi probabilmente magari qualche giro lo faccio per il contenuto, ma non vado assolutamente a dilungarmi più di tanto. Se esce qualcosa, bene, se non esce, abbiamo fatto il nostro tentativo. E ricordatevi poi che comunque alla fine della fiera, tra una cosa e un'altra, con Amici Regala anche delle epiche, sculando qualcosina, si porta a casa. Comunque, sto pacchetto dura 2 settimane, non abbiate fretta, perché teoricamente i pacchetti in questo gioco tanto non mancano mai. Alla fine della fiera Ronaldo, ottimo giocatore. E infine andiamo negli eventi dove c'è l'FC Champions League, solito evento dove ci portiamo a casa probabilmente completandolo. Scegliamo una squadra, noi scegliamo per, anche soltanto per curiosità, l'Al-Nassr, diciamo così. E dobbiamo avere, penso, tutti i giocatori dell'Al-Nassr che ci presterà ovviamente il videogame. Ci dà 50 monete, al secondo scenario l'abilità allenamento abilità, è il secondo, è il terzo scenario, scusate, due allenamenti abilità. È qualcosa sempre di utile, le 50 monete non fanno mai schifo. E poi penso che abbiano messo l'evento tour qua da completare e qui portare a casa i programmi aggiunta abilità che schifo non fanno mai. Come vedete io gioco sempre tantissimo, soprattutto sul secondario, dove non concludo quasi mai gli eventi. Sul primario qualcosina sto facendo, ma qua anche perché mi annoio, ragazzi, è sempre la stessa roba e poi
il gameplay degli eventi è molto particolare, veramente molto particolare. Bene ragazzoni, io penso di aver detto tutto, non c'è più niente da analizzare, anzi per quanto mi riguarda è sicuramente un buon pacchetto quello dell'FC Champions League con Ronaldo protagonista. Fatemi sapere se pullate, se vi garba sto Ronaldo, se a questo punto per voi rimane un attaccante devastante. Per me è un buon attaccante, ma per quanto mi riguarda, ripeto, Cantona gli sta un passo avanti. Fatemi sapere, io vi auguro ancora un buon Natale e come sempre un buon game a tutti. Ciao ragazzi.